a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovo video su Game Dev Tycoon. Ragazzi, si continua, sviluppatori di videogiochi di alta qualità. Ok, stavamo vendendo ragazzi La Storia di un Nano, che è un gioco che ha avuto un grande successo, come possiamo vedere al 14° posto, e per noi è ottimo. Ok, entriamo nel mondo delle console con un nostro ottavo gioco. Iniziamo subito ragazzi, veloci. Ok, iniziamo con un gioco, vediamo, su console cosa potresti amare. Non lo so, dai, un gioco, un'azione, dai, azione militare. Vediamo un po' cosa esce questa volta. Action Military. Naturalmente lo sbattiamo sul TES con il nostro RK Engine version 1. E come lo chiamiamo? Sì, arrivo sempre su questo dubbio. Ragazzi, facciamo una cosa. Nei commenti scrivetemi un gioco che volete, mi dite il topic e il genere. Tipo fate, non lo so, Raiton, fai un gioco sci-fi strategy, non lo so, detto così, anche se forse non sarebbe molto bello. Quindi cercate anche un buon collegamento, così scegliete voi ragazzi. E anche il nome, già che ci siete, che non esiste già, non dite beh, abbiamo un military action, perché non metti Call of Duty? Cioè, non lo farei mai. E intanto questo lo chiamiamo, vediamo, War of Wars. Guerra delle guerre, significherebbe. Ed è un gioco orrendo. Intanto, vabbè, sì, andiamo sempre sul 2D Graphics Version 2. Ok, intanto speriamo di fare tanti soldi. Abbiamo 7000, stiamo recuperando i soldi che abbiamo perso. Vogliamo tutto gameplay, vogliamo un po' di engine, giusto per... Sì, ci mettiamo gamepad, save game e linear story. Vogliamo, anche se si tratta di un'azione, vogliamo una storia lineare. Ok, portaci tanti soldini. Eccoli qua ragazzi, come ce li facciamo? Quanti pallini che stanno uscendo? 7-5, ottimo. According to research, vediamo, accordi sul nostro mercato di ricerca. La recente pubblicazione del gioco La Storia di un Nano è un colpo di sorpresa con i giocatori, quindi è stato un bel gioco. La Storia di un Nano ragazzi è troppo bello. Lo sviluppatore della Raiton King Corporation is far lì, è lontano dalle nuove industrie di gioco, ma noi non possiamo aspettare per che cosa lui... Ok, quindi non possono aspettare l'arrivo del prossimo gioco perché sono troppo, vogliono subito il nostro gioco. Ok, tutto intelligenza artificiale, magari anche un po' il design, dai, dividiamoci. Naturalmente vogliamo l'intelligenza artificiale a un buon livello, sì, perché naturalmente quando uno gioca vuole anche la concorrenza del gioco, da parte del gioco. Andiamo tutto sulla grafica, magari giusto un po' il world design, ma vogliamo tutto sulla grafica perché è importantissimo in questo caso. Ok, dai, vediamo un po' cosa ne sta uscendo. 13-15, 14-17, 15-17-20. Mi sembra un record per quanto riguarda i nostri giochi. World of Wars, diciamo, potrebbe andare di moda sulle prime console, o military action. Dai, 17-21, 17-22, 17-23, 17-24, tutto tecnologico. Va benissimo, giusto un altro pochino. Oh, attenzione, notizie. Oggi una nuova piattaforma di gioco chiamata Master V da parte della Vena, che sono troppo giovane per conoscere una piattaforma così vecchia, è stata rilasciata, quindi una concorrenza con il TES. Attenzione, La Storia di un Nano ha venduto quasi 45.000 unità per un guadagno di 313.000, ottimo. E intanto direi di finirlo. 17-24, sembra che non andrà oltre quello che abbiamo già visto. 24, nuovo record. Intanto andiamo a migliorare un po', anche noi siamo arrivati al livello 3, ottimo. Rilasciamo il gioco. Intanto, oh, nuova ricerca disponibile, l'open world. I giochi che amo di più sono gli open world, ragazzi, perché a me piace esplorare. Ok, intanto, vabbè, andiamoci a fare un po' di open world, sperando che World of Wars sia un bel gioco. Vediamo, sembra di cacca, ma attenzione, altro che di cacca, 7, good game. Dai, un po' più in alto, 8, attenzione, 6, altro che più in alto, stiamo scendendo.
5, 6, un altro 6, dai un 8, giusto per migliorare, 8, perfetto, un gioco degno di nota per quanto riguarda, non eccezionale, ed è quello che noi cerchiamo un gioco eccezionale che ci faccia guadagnare tantissimi soldi. Ok, intanto un successo, open world, direi ancora in research, magari un new topic. Possiamo fare, vediamo, racing sono i giochi di corsa, pirati, hunting, caccia di caccia, e sorgery, non ricordo. Andiamo in magari racing, dai, tanto dobbiamo ricercare anche altre cose. Cosa è? Ok, quindi è entrato nel mondo del mercato, sta andando molto bene, esperti dell'industria dicono che le console non sono molto buone nel mercato del Nord America. Ok, quindi non sono molto buone lì. Cioè, questo voleva dire in poche parole. Tanto dai, muoviti col Pick Topic! Notizie, gli ultimi giochi dalla Raton King Corporation hanno ricevuto valutazioni positive. Tutti i giochi che hanno sono 8, dicono giocano tutti i giorni, cioè no, giocando per giorni, cioè giocato per giorni, in senso, cioè tutti i giorni uno ci vorrebbe giocare. Se la Raton King Corporation continua giochi innovativi, in poche parole, loro possono diventare una nuova fan favorite. Ok, quindi dobbiamo sviluppare nuovi videogiochi che possano piacere a tantissimi. Direi di puntare a un gioco di auto questa volta, giusto che abbiamo fatto con uno da racing. Ok, iniziamo. Intanto lo steering wheel, vabbè, mi sembrava ovvio che poi usciva. Ok, andiamo subito in Pick Topic, magari questa volta racing, abbiamo detto, di simulazione questa volta, sempre sul TES, vediamo la differenza, 27% contro il 27,8% del nostro TES, che vabbè, comunque è più recente, innovativo a livello tecnologico, il Master V, però noi andiamo sul TES perché se no dovremo pagare tanti soldini. Tanto ce ne andiamo sempre sull'RK Engine 1 e vediamo. Un gioco di racing simulation, simulazione di corsa. Cars, VC, Bikes. Che lo intendiamo non come bicicletta ma come magari motocicletta. E non entrerà mai tutto. Ok, vediamo un po'. 2D graphic, ok, sperando un po' di vantaggio. Sì, tutto gameplay, l'engine magari un po' meno, che quale sarebbe l'engine in save game? Vabbè, non ci interessa salvare, dai, vai. Deve essere un mega gioco, deve essere un gioco degno di nota e sembra che ce la faremo, forse. Dialogo non ci interessa, tutto intelligenza artificiale, ma dai, vogliamo veramente che l'intelligenza artificiale deve essere il top del top. Intanto 28.000 unità vendute di World of Wars e 201.000 guadagnato, che è davvero pochissimo. Ci serve veramente il botto, ci serve. Ok, 14-13 non si chiama botto. Sì, la grafica, magari un po' di world design, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Dai, vai, vai, migliore, troppo poco. Intanto nuova ricerca disponibile a Casual Games, no, non ci interessa. Ok, oh attenzione, attenzione, gioco di nota 23-21, molto migliore, 24-21, togli quest'altro bug, buttiamoci qualcos'altro, 24-22, un po' di genio, lancia il genio, dai, caccia il genio. Attenzione, recenti dati del mercato mostrano che il God of War G64 sembra essere in perdita sul mercato contro, vabbè, i concorrenti della manufattiera del PC, quindi sta un po' andando in fallimento, potremmo dire, il G64. E quindi uno statement, cioè non ufficiale, un qualcosa di non ufficiale, dice che la compagnia sta avendo un insuccesso e sta introducendo alti prezzi dei computer contro, vabbè, sta andando in fallimento, ragazzi, mi scoccio di fin tradurre tutto troppo bene. Ok, lasciamo questo gioco in 24-22.
Vediamo, intanto noi stiamo migliorando. Rilascia il gioco. E Simple Castle Scene e Level Editor. Attenzione, attenzione. Dobbiamo andare un po' tutto. Dobbiamo puntare molto su queste ricerche che sono importanti. Direi sulle Simple Cutscenes ce lo andiamo a fare, perché naturalmente dobbiamo sviluppare un nuovo motore di gioco. Intanto sembra un gioco di cacca. Vediamo un 5. Ho visto di meglio. Poi magari un 6. Attenzione, un altro 5. Questo è un 4. Magari un 4 a fortuna. Un altro 5. Primo gioco di cacca che non piace a nessuno. Un 6. Wow. Un 5.25. Ok. Dobbiamo migliorare, ragazzi. Servono i giochi degni di nota. E Cars VC Bikes non lo è stato per niente. Ok. Aspettiamo un altro pochino. Ok. Proviamo. Sviluppare un nuovo gioco. Però questa volta dobbiamo un gioco molto bello. Medieval. RPG magari. Ok, gioco di ruolo lo vogliamo. Sempre sul TES. Con l'RK Engine version 1. E ci mettiamo, vediamo un po' come lo possiamo chiamare. Camelot. Non penso esista. Camelot Story. Of Story of, no, Story of Camelot. Story of Camelot. Storia di Camelot. Sperando che piaccia, ragazzi. Sì, perché stiamo andando male. Non stiamo andando molto bene. Dobbiamo dare qualcosa che piaccia. Vai, un po' di story quest di più. Il gameplay lo diminuiamo un po' al minimo. Ci serve molto story quest in questo caso. E poco di engine, giusto per... Ok, vediamo un po', dai, punta, punta ad essere un signor gioco questa volta. Dobbiamo fare il boom sul mercato. E ragazzi, possiamo farcelo. Ok, un tipo di avventura. Magari intelligenza artificiale, badiamo poco. E diamogli anche un po' di level design. Ok, siamo su 9.6. 9.6, possiamo aumentare di tantissimo senza problemi. Magari ci serve qualcosa in technology. Ok, altre notizie. Stellan Invento ha annunciato il successore del TES, probabilmente. Ok, infatti stanno introducendo il Gameling. Sarebbe tipo il Game Boy? Penso di sì. Questo qui lo tenevo invece. No, non è che lo tenevo più di tanto. Comunque ha avuto un grande successo durante quel periodo. E addirittura ha un supporto multiplayer. Da dove è uscita questa cosa? Attraverso una connessione di cavi, non ho capito bene. Comunque potrebbe avere molto più successo, dicono, per un costo anche minore probabilmente. Ok, quindi potrebbe essere, il prossimo mese uscirà, potrebbe avere un grande successo secondo loro. Va benissimo. Medieval RPG, ci interessa molto il world design in questi casi, che purtroppo non dobbiamo pensare che stiamo sviluppando giochi alla qualità di quelli attuali. Cioè il world design, cioè il mondo esterno, non era praticamente niente, non si vedeva. Erano giusto qualche pixel più dettagliato, però nulla di granché. Ok, 25-18, gioco di cacca. Ok, che intanto vabbè, 13.000 copie vendute per 94.000. Ok, non ci fanno fare il boom questi giochi, non ce lo fanno fare, no. Infatti, dai, rilasciamoli giusto per rimanere vivi con un po' di soldi. Intanto Better Dialogues, dialoghi migliori. Andiamo subito in research. Game design, beh, dobbiamo magari target audience. No, magari andiamoci a fare un attimo lo steering wheel. Cioè sarebbe lo sterzo. Quindi per i giochi di racing andrà molto bene. Intanto è stato rilasciato dalla parte dell'Invento il Gameling. Magari potremmo lavorare lì un po'. Non lo so, vediamo se rimane sul TES o no. Attenzione ragazzi, si avvicina un 10. Grande gioco delle Story of Camelot. Questo qui ci porta al successo. Attenzione, 10-10, altro 10, vediamo un po'. Loro hanno archiviato un grande bilancio tra tecnologie e design. Il loro focus su Story Quest serve questo gioco. Tutti lo amano. More please, di più per favore. Attenzione, un 9.75. Questo ci porta a fare il boom, ragazzi. Questo si chiama boom. Guardate un po' quante copie riusciamo a vendere in pochissimo tempo. 37.000 solamente nella prima settimana, da come possiamo vedere.
Intanto vediamo, ci classifichiamo addirittura al primo posto. Grande gioco, Story of Camelot. Intanto siamo al primo posto, 329.000 ragazzi, sono soldi ragazzi, sono soldi. E noi puntiamo in questo momento proprio allo sviluppo in ricerca. Quindi abbiamo sicuramente fatto abbastanza soldi al punto di poter magari fare un nuovo motore di gioco. Intanto Story of Camelot ha archiviato una compagnia record di oltre 50.000 unità vendute nella prima settimana, abbiamo visto. Questo è un importante milestone, tipo pietra miliare, no? Nella storia della Raton King Corporation, quindi un record. Pietra miliare significa milestone in italiano. Attenzione, ancora al primo posto dopo 3 settimane. Siamo al primo posto in tutte le classifiche dei videogiochi usciti e siamo quasi a 1.000.000. Ok, addirittura le 100.000 unità ci va a dire che se abbiamo venduto ancora al primo posto. E quante cavolo di copie andiamo a vendere? Addirittura la terza settimana più della prima. Ok, abbiamo completato, sì, andiamo, sì, in questo momento dobbiamo sviluppare il più possibile, magari anche target audience, perché ci servirà tantissimo. Ok, intanto Story of Camelot, nuovo gioco della da parte della Raton King Corporation, ha causato uno storm di buoni reviews, sarà tipo riviste, una cosa del genere, e ha eccitato i customers, ok, non mi viene in mente. Ce la so, però non mi viene in mente. Ok, comunque industrie professionali dicono che Story of Camelot è uno di questi giochi rari che sarà situato in una nuova qualità standard per i giochi del futuro. Quindi è un gioco che fa paura. Sembra che la Raton King Corporation realmente ha preparato un gioco storico con Story of Camelot. Ben fatto, grazie. Nuovo ufficio, congratulazioni. Tu hai fatto un nome per te stesso, hai salvato. Ok, praticamente è arrivato a questo punto. Ci dicono se vogliamo spostarci in un ufficio più grande, pagando 150.000. Beh, io mi sposterei. Quindi questo inizia praticamente il secondo livello del gioco. Welcome into your new office, ovvero nel nostro nuovo ufficio. Qui potremo avere fino a 4 persone che lavoreranno per noi. Quindi entriamo nel creare proprio una vera e propria società, come potete ben vedere. E sì, intanto appena finiamo qua vi faccio vedere subito, così ci avviamo avanti. Intanto Industry Report, con interesse nel mondo dei videogame, abbiamo ottenuto un gran numero di audience tra videogame magazines, quindi possiamo entrare anche nel mondo del mercato, ci sta dicendo. Ecco qui, marketing, quindi pubblicizzare i nostri giochi, perché dovete capire che in questo periodo noi non abbiamo per niente pubblicizzato i nostri videogiochi. Intanto, oltre al research, in questo momento abbiamo Train, che è molto importante. Perché Train? Ci serve lo staff management, ovvero noi possiamo anche studiare per migliorare questi tratti, ovvero speed, technology, design e research. Naturalmente siamo a livello 3. Ok, allenando ciò possiamo ottenere una seconda persona. E intanto, attenzione, vediamo un secondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dopo la settima settimana, ovvero dopo 2 mesi, siamo scesi al rank 2, ovvero alla posizione 2. Stiamo vendendo giochi a non finire. Siamo ancora al secondo posto, vendiamo copie come se nulla fosse. Mamma mia, quanti giochi. Secondo me non uscirà mai dal mercato. È un gioco veramente nella storia. Intanto, ragazzi, field position, va bene. Ok, adesso creando in field position, noi possiamo praticamente, attraverso anche questi filtri, cercare qualcuno dello staff per lavorare con noi. Direi di cercare magari in algoritmi complessi, magari trovare qualcuno di molto buono. Cerchiamo, intanto vorrei sviluppare un nuovo videogioco, già che ci siamo. Intanto sono usciti i target che ci servivano, come vi avevo detto in passato, cioè in quel tipo di video scorso. Ok, young, everyone, mature, ovvero per giovani, bambini piccoli, per tutti quanti, oppure per un pubblico adulto.
E direi subito di sviluppare questo nuovo videogioco. Andiamo all'undicesimo, dopo il grande successo di Story of Camelot. Magari faremo anche il successore in futuro, quando sbloccheremo svilupperemo. Ok, non mi viene il termine in inglese. Comunque avete capito. C'è il successore, perché possiamo anche farlo, però non viene indicato come successore in questo momento. Intanto direi di passare magari su un fantasy questa volta. Andiamo sul genere RPG. Andiamo sempre sul test, continuiamo, anche se il 32% al momento ce l'ha il gambling. Dai, spostiamoci sul gambling per 50.000, muoviamoci. Gen, ok, sì, vabbè, sempre l'engine questo qua utilizzeremo. E game 11, come lo chiamiamo? Un fantasy RPG. Ok, lo chiamiamo in italiano questa volta. Un fantasy RPG, un gioco di ruolo che deve essere fantastico. Ok, fatemi guardare un po' intorno, magari trovo qualcosa di utile. Ok, se, vediamo un pochino. Ok, possiamo chiamarlo... Ragazzi, no, dovete indicarmi un paio di nomi, perché io non so veramente... I nomi mi sono difficili da scegliere. Un fantasy RPG... Attenzione... Ok, lo chiamiamo RPG Fantasy, dai, non ho fantasia al momento. Fantasy, dai, RPG Fantasy, semplice... per tutti quanti, no, sì, tutti quanti lo voglio. Next, 2D graphics version 2. Intanto aspettiamo, intanto guardate quante copie abbiamo venduto, una cosa impressionante. Abbiamo guadagnato 2 milioni grazie alla vendita di tutto ciò. Intanto abbiamo trovato qualcuno di utile nell'albo tecnologico. Vediamo un po', 51148 oppure 37362, livello 2 oppure un livello 1. 23.000, diciamo che all'inizio accontentiamoci di Jackson Goodman, perché lo paghiamo 10.000 al mese, poi abbiamo comunque il pagamento di tante altre cose, quindi facciamo così. Ok, engine, gameplay, story quest, vediamo, un RPG stiamo parlando. Puntiamo molto sul gameplay e story quest, sì, una cosa del genere. Magari un gameplay un po' di meno, puntiamo più su story quest per quanto riguarda lì. Ok, intanto medium games abbiamo sviluppato, ovvero giochi medi, quindi una qualità migliore, ragazzi, facciamo attenzione. Intanto il nostro signore Train, dobbiamo fargli studiare subito questo qui, lo staff welcome training. Cioè appena arrivano facciamogli leggere questo libro, perché è molto utile per loro. Intanto guardate come guadagniamo subito. Dialoghi, magari possiamo anche diminuirli, perché comunque è un RPG. E puntiamo magari... magari un po' i dialoghi, anche se in un RPG, un gioco di ruolo, i dialoghi non sono tanto fondamentali. Facciamo così, sperando che non esca un gioco di cacca. Ok, intanto sembra che il nostro amico si stia dando da fare. Ok, comunque ci sono, dal livello 2 usciranno quelle barre che avete visto. Aspettate un secondo, world design, graphic, sound, ok. Come vedete, questa sarebbe, diciamo, la stanchezza e la capacità di lavorare dei nostri dipendenti e anche di noi stessi, come vedete. Ok, lui naturalmente inizierà ad aiutarci. Intanto nasce una specie di nuovo... Gameboy, ok, in concorrenza del gambling, dell'aninvento, la Vena fa uscire la Vena Gear dopo il successo della Master V come console. Ok, si lavora, ragazzi, si lavora. Ok, quindi le persone parlano che questa nuova compagnia sta diventando troppo simile e chiuderemo. Va benissimo, quindi praticamente iniziano a uscire il primo, diciamo, sarebbe il primo Game Boy con full color screen, quindi con lo screen, ovvero lo schermo pieno di colori. Va benissimo, provaci, vediamo un po' cosa riesci a fare. Intanto 18-16, dai amico, dammi una mano. 18-18 non è un bel gioco, non è un bel gioco, aiutami. Ok, 19-18, fai finish, tanto non ci interessa, ci interessa fare il nuovo, come si dice, motore di gioco.
Ok, rilasciamo il gioco. Ragazzi, vediamo solamente. Addirittura il primo 3D esce fuori. Primo 3D. Vediamo solamente. Intanto facciamo research, scusatemi. Dov'è research? Ehi. Game history. Ah, di qua devo cliccare. Scusatemi. E andiamo subito a sviluppare il 3D graphics version 1. Naturalmente ci aiuterà anche il ragazzo qui, vero? E intanto vediamo solamente cosa ne pensano di questo gioco. Penso sia pessimo dopo la storia di Camelot. Ok, vabbè, il gioco di cacca doveva uscire prima o poi. Vabbè ragazzi, non vi preoccupate, ci rifaremo con il prossimo. Intanto speriamo di prendere almeno un 4,5. No, 4,25. Non è piaciuto. Va benissimo, l'abbiamo fatto.